L'obesità può essere associata alla disfunzione rettile. Non è un luogo comune, questi dati sono stati proprio documentati ultimamente da un grosso lavoro internazionale pubblicato sulla rivista asiatica di andrologia nel luglio del 2020, quindi in questi giorni, e si è fatto uno studio importante su una coorte di pazienti, si è visto come le persone con un BMI, un Body Mass Index, superiore a una certa percentuale, tendente quindi all'obesità, riferivano o era documentata a livello strumentale la presenza di una disfunzione rettile. Quali sono i motivi? Ma non vogliamo scoprire l'acqua calda, è chiaro che nel paziente obeso, nella persona obesa, il sovraccarico cardiovascolare è maggiore, vi è uno stato ossidativo perché si entra poi talvolta in quelle componenti di sindrome metaboliche, uno stato ossidativo importante che può interferire con il rilascio dell'ossido nitrico, ma non dimentichiamo anche un discorso ormonale. Il testosterone è l'ormone maschile che ha numerosissime funzioni, fra cui anche alimentare la libido e l'erezione. Nella persona in sovrappeso, nella persona obesa, nel tessuto adiposo esistono degli enzimi chiamati aromatasi che convertono il testosterone in estrogeno, che è l'ormone femminile, chiaramente interferendo in quello che è l'aspetto della libido e dell'erezione. Quindi, senza fare moralismi, la persona obesa non ha una colpa, ci può essere il fumatore, ci può essere l'iperteso, ci può essere il diabetico. Cerchiamo però tutti insieme di migliorarci. Se la nostra obesità, se l'aumento di peso ci crea problematiche cardiovascolari, sino a raggiungere il problema della disfunzione rettile e creare quindi delle problematiche sociali, di relazioni di coppia, dove chiaramente non vi siano particolari problemi di endocrinopatia che causa l'aumento di peso come l'ipotiroidismo, ma è legato solamente alle nostre cattive abitudini alimentari e all'assenza di attività, allora direi che forse è molto semplice fare un passo indietro, cercare di dare un aiuto al nostro fisico, alla nostra mente e alla nostra attività sessuale. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.